magnifica pagina del calcio italiano che racconta le gesta del grande Torino prende vita grazie all'immensa passione e devozione per i colori granata di Ferruccio Novo. Figlio dell'imprenditore Antonio Novo, Ferruccio nasce e cresce a Torino, dove nel 1913 ha l'opportunità di giocare nelle selezioni giovanili del Torino. Non riuscendo a lasciare grandi tracce nel calcio giocato, decide nel 1922 di dedicarsi completamente all'attività di famiglia insieme al fratello Mario, specializzandosi nella produzione di parti meccaniche per tre Beatrici. In quegli anni il settore agrario gode di grandi margini di sviluppo, grazie all'aumento della produzione di grano voluta da Mussolini. Il cuore di Ferruccio però non smette mai di battere forte per i colori granata e decide di entrare in società. Inizialmente assume la carica di consigliere, ma presto il grande amore per la sua squadra lo avvolge completamente e gli fa prendere una decisione ancora più importante. Nel 1939 decide di lasciare la conduzione dell'azienda di famiglia al fratello Mario, prendendo il timone della società granata lasciato da Giovan Battista Cuniberti. Sotto la guida di Ferruccio Novo inizia un'epoca di grande rinnovamento. La società arriva da un periodo di alti e bassi, nonostante il presidente Cuniberti sia riuscito a portarla a buoni livelli. Nei 4 anni di presidenza ottiene un secondo e 2 terzi posti in campionato e una vittoria nella Coppa Nazionale nel 1939. Ferruccio Novo è affascinato dal sistema di gestione inglese e si circonda da subito di persone in grado di poter replicare quel sistema. Il primo passo è chiedere l'aiuto al grande maestro di quegli anni, Vittorio Pozzo. Torinese di nascita, si diploma al liceo Cavour della sua città natale per poi iniziare a girovagare per seguire la sua grande passione. Ama le lingue e ama viaggiare. Si sposta in Francia, Svizzera, Germania e Inghilterra, dove approfondisce e apprende tutti i segreti del gioco da chi il calcio lo aveva già come religione. Tornato in Italia, nella sua Torino, contribuisce alla fondazione del Torino Football Club e ne sarà un giocatore fino al suo ritiro. Pozzo apprende dai maestri inglesi il primo sistema di gioco codificato. È una disposizione tattica chiamata piramide di Cambridge, che oggi potremmo definire come in 2-3-5, e lo modifica adattandolo alle caratteristiche dei giocatori italiani. Molto simile a una disposizione 4-3-3 odierna con compiti e ruoli differenti. Nel frattempo, nel 1925, la regola del fuorigioco cambia, portando da 3 a 2 il numero di difensori minimo che tengono in gioco un attaccante avversario. Il cambiamento della regola del fuorigioco obbliga le retroguardie a dover fronteggiare maggiori pericoli, e questo a Vittorio Pozzo proprio non piace. Lui predilige un atteggiamento di maggior prudenza e copertura della porta. Anche gli inglesi più offensivisti sono obbligati però ad adattarsi a questo cambiamento e decidono di arretrare un centrocampista centrale sulla linea dei due difensori, che così possono allargare le marcature fino a marcare le ali avversarie. I due attaccanti interni si devono abbassare a ridosso dei due centrocampisti per fornire loro più copertura, ma anche per poter servire meglio il gioco ai 3 attaccanti. Nasce così il cosiddetto sistema OVM, il cui precursore è Herbert Chapman, che guida l'Arsenal per 9 anni, dal 1924 in poi, vincendo 2 campionati inglesi e 1 Coppa d'Inghilterra. La squadra granata è affidata alle cure di un giovane tecnico di origine ungherese, Ernest Erbstein. Da giocatore si fa conoscere in Italia grazie alla stagione giocata a Vicenza nel 1925, nel campionato della loro Serie B. La sua avventura in Italia però si conclude dopo appena 1 anno, a causa della storica innovazione del calcio italiano con la stesura della cosiddetta carta di Viareggio, in cui si legalizza il calcio come professione e si punta ad estromettere giocatori stranieri. Fino ad allora, infatti, il calcio poteva essere praticato solamente come dilettantismo, non potevano essere riconosciuti stipendi ai giocatori né poteva esistere un calciomercato ufficiale. Con l'entrata in vigore delle nuove norme, il calcio chiude le porte agli stranieri, dapprima consentendo di avere in rosa solamente 2 giocatori esteri, per poi vietarne completamente il tesseramento. A quel punto Erbstein si trova costretto a cambiare nazione, ma in Italia il suo nome non va nel dimenticatoio. Torna in Italia nel 1927 come allenatore del Pineto di Andria, per poi passare a Bari, Nocerina, Cagliari, di nuovo Bari, arrivando alla Lucchese nella stagione 33-34, dove la sua carriera prende la svolta decisiva che lo porterà poi al grande Torino. A Lucca infatti compie un vero miracolo sportivo, portando la squadra dalla Serie C alla Serie A, per poi confermarsi al 7° posto nella massima serie. Questa sua ascesa non passa inosservata ad un intenditore innovatore come Ferruccio Novo, che nel 1938 ha già ben chiaro il suo progetto. Il tecnico ungherese, che nel frattempo si trova costretto ad abbandonare Lucca per il dilagare delle leggi razziali, accetta subito l'incarico. Quando alle figlie viene vietata la frequentazione delle scuole pubbliche, coglie l'occasione per cambiare città e permettere alle figlie di poter continuare gli studi presso le scuole private a Torino. Inizia così a prendere forma la nuova squadra granata che affronterà il campionato della stagione 1939-40.
Novo, convinto di poter riscrivere la storia del calcio italiano, si affida alle consulenze tecnico-tattiche di Vittorio Pozzo, unite alle competenze gestionali calcistiche di alcuni ex giocatori granata, vincitori dello scudetto del 1928 come Antonio Ianni, centrocampista del Torino dal 20 al 37, e Mario Sperone, cui venne affidato l'incarico di vice allenatore. A causa dell'introduzione delle leggi razziali in Italia, Erbsen, per proteggere la sua famiglia, deve presto abbandonare il paese. Grazie all'amicizia con l'allenatore ungherese Molnar, in quel momento accasato a Rotterdam, riesce a sfruttare uno scambio di panchini con l'amico per ottenere la possibilità di trasferirsi in terra olandese. In realtà nei Paesi Bassi non arriverà mai a causa dei problemi con le autorità tedesche che già controllano i confini ed è costretto a far ritorno in Ungheria, dove, nonostante debba subire tutte le vessazioni riservate agli ebrei, riesce a mantenere i contatti con Ferruccio Novo. La squadra nel frattempo è affidata a Mario Sperone, mentre Molnar, arrivato a Rotterdam, assume la carica di direttore tecnico. La squadra, nonostante questi cambi imprevisti in panchina, riesce a lottare per lo scudetto fino all'ultimo, cedendo però il passo finale al più attrezzato Bologna di Herman Fesner. La stagione 39-40 vede l'arrivo in panchina di Angelo Mattea, già giocatore del Torino negli anni 20. Antonio Ianni nel frattempo è ingaggiato come tecnico del Varese in Serie C e nota un ragazzo che si distingue su tutti gli altri e in segno di grande amicizia con Ferruccio Novo glielo segnala immediatamente. Il presidente granata, data la grande stima che ripone in Ianni, non ci pensa due volte. Arriva così, con il pagamento di 55.000 lire nelle casse del Varese, il primo acquisto che segnerà la storia di questa grande squadra. L'attaccante Franco Ossola. La squadra però non riesce a esprimere quell'idea di calcio che Novo già vorrebbe vedere tradotto in campo. Così, dalla 13esima giornata, decide di cambiare guida tecnica, affidandosi ad Andras Kuttik, allenatore ungherese con un passato da giocatore di Porpatria Legnano. Nonostante il cambio di guida tecnica, il Torino non riesce a cambiare rotta e al termine della stagione non riuscirà a piazzarsi oltre la sesta posizione. Il via del campionato 40-41 è segnato dall'ingresso ufficiale della nostra nazione nel conflitto bellico, al fianco della Germania. Mussolini, che crede nella guerra lampo, non interrompe il torneo, anzi, lo sostiene, giudicandolo un buon diversivo e un buon momento di svago per la popolazione. Come allenatore Novo ingaggia l'austriaco Toni Carnielli, già vincitore alla guida del Torino del primo scudetto granata del 28 e fresco vincitore dell'ultimo tricolore con l'Ambrosiana Inter. Nonostante tutti gli sforzi profusi dal presidente e dall'allenatore, la squadra non riesce ad esprimersi con continuità. Dopo una buona partenza segnata da grandi vittorie contro Fiorentina, Lazio e Juventus, si spegne nel girone di ritorno. Al termine di un campionato dominato ancora dal Bologna di Fesner e dal suo capocannoniere Ettore Puricelli con 22 reti, il Torino chiude in settima posizione. Il miglior marcatore granata è però quel Franco Ossola con 14 segnature. Ferruccio Novo inizia a prendere coscienza del potenziale ancora inespresso della sua creatura e capisce quello che veramente occorre per fare il decisivo salto di qualità. Per la nuova stagione vengono acquistati 9 giocatori, tra cui Mario Rigamonti dal Brescia, Romeo Menti dalla Fiorentina e Guglielmo Gabetto da una Juventus che se ne libera volentieri, incassando la cifra record per l'epoca di 330.000 lire. Ferruccio Novo decide di confermare la guida a un Toni Carnielli convinto di poter riscattare la deludente stagione precedente. Ancora una volta però l'inizio di stagione non regala gioia a Novo. Così, dopo un girone di andata al di sotto delle aspettative, il presidente opta per un nuovo cambio di guida tecnica, con il ritorno a Torino di Andras Kuttik. Il tecnico torna in città con idee innovative, apporta subito un cambio di stile di gioco, passando dal vecchio metodo di scuola Pozzo al nuovo sistema già largamente utilizzato in Inghilterra, sulle orme dell'Arsenal di Chapman, vincitore di 5 scudetti consecutivi. Con il ritorno del tecnico ungherese, la squadra riesce a fare quel salto di qualità richiesto dal presidente e sembra destinata a finire la stagione in testa al campionato. I granata, infatti, a 3 giornate dal termine, si trovano solitari in vetta classifica e già odorano il profumo del tricolore. Alla terz'ultima giornata arriva ospite a Filadelfia un Venezia composto da giovani rampanti come Valentino Mazzola e Dezio Loi. I lagunari, sovvertendo ogni pronostico, riescono a compiere l'impresa espugnando un Filadelfia incredulo e ammutolito. La Roma, nella difficile gara contro l'Ambrosiana Inter, non sbaglia il colpo e gli rifila 6 gol. Ringrazia Venezia per il gentile omaggio e si porta in vetta alla classifica, mantenendola poi fino alla fine del campionato. Per i giallorossi è il primo scudetto della loro storia. Ferruccio Novo, nonostante non sia ancora riuscito a vincere un trofeo, è comunque fiducioso e convinto più che mai che la grande svolta è un passo e non si sbaglierà. Folgorato dai due gioiali del Venezia, Mazzola e Loic, riesce a portarli a Torino con le cifre record di 600.000 lire ciascuno, nonostante grandi proteste dei tifosi lagunari. Arrivano in granata anche il forte mediano della nazionale Giuseppe Grezer dalla Triestina e l'arcigno difensore Luigi Cassano dal Napoli. A questo punto la squadra è completa in ogni ruolo ed è pronta ad affrontare il campionato della nuova stagione 42-43 con il chiaro obiettivo di lasciare un segno nella storia del calcio italiano. Nessuno può ancora sapere però che si accingono a scrivere il capitolo più affascinante e romantico che il mondo del calcio abbia mai vissuto.
nuova stagione ancora una volta non parte nel migliore dei modi. L'Ambrosiana Inter la prima giornata infligge la prima sconfitta e subito dopo una seconda sconfitta, ancora più inaspettata, arriva contro un Livorno che l'anno precedente si era salvato a fatica. Sembra il preludio di un'altra annata deludente, ma a partire dalla terza giornata arrivano 5 vittorie roboanti, tra cui spicca un 5-2 alla Juventus e un 4-0 ai campioni d'Italia della Roma. Il campionato prosegue con pochi passi falsi e presto i Granata si trovano a lottare per la prima posizione. La squadra che contende il primato al Torino è proprio la compagine livornese che le aveva inferto una pesante sconfitta alla seconda giornata. Alla 13ª giornata, inaspettatamente, dopo una sconfitta con l'Atalanta e un pareggio con la Lazio, il tecnico Andras Kuttik non regge la pressione e si dimette. In soccorso a Novo arriva Antonio Ianni, che si fa carico di guidare la squadra in un delicato finale di stagione. Nonostante un Livorno arrembante e deciso a non concedere un centimetro ai Granata, Ianni riesce a mantenere la rotta, tenendo a vista i livornesi. Alla 23ª giornata hanno un ritardo di 4 punti e il sogno scudetto sembra svanire nuovamente a Novo. In un rush finale al Cardio Palma, Ianni riesce nell'impresa di raggiungere e sorpassare i livornesi. Si porta così in testa la classifica, mantenendola poi fino all'ultima giornata. A Torino è l'apoteosi. Finalmente il tanto atteso secondo scudetto dopo quello del 28 è arrivato. E a completare una stagione maestosa si aggiunge la seconda Coppa Italia della storia granata, conquistata grazie a un percorso netto di 5 vittorie su 5 gare. Ferruccio Novo può finalmente gioire per aver raggiunto il suo primo obiettivo, ma l'ambizioso presidente non ha nessuna intenzione di accontentarsi e alza ancora l'asticella dei suoi obiettivi. La nuova stagione, 1943-44, è alle porte e sarà la più drammatica della storia del calcio. La nazione, con l'evolversi del conflitto bellico, è ormai spaccata in due. Al centro-nord si è costituita la Repubblica Sociale Italiana fedele a Mussolini, mentre il governo del Regno d'Italia con Vittorio Emanuele III e Pietro Badoglio lascia Roma e raggiunge Brindisi, alleandosi agli americani nel frattempo sbarcati in Sicilia. Tutti i giocatori nati tra 1923 e 1925 sono chiamati alle armi e le società sportive, per non perdere i propri giocatori, sono costrette ad associarsi ad aziende utili per la produzione bellica, facendoli figurare come operai. Così il Torino si unisce alla Fiat, mentre la Juventus si lega all'azienda meccanica Manifatture Bosco Cisitalia, fondata da Piero Dusio. L'azienda, una volta terminata la guerra, diventerà una grande casa automobilistica che darà vita a modelli di grande successo come la famosa Cisitalia 202, una berlina sportiva disegnata da un giovane Battista Pininfarina. L'Italia è divisa in due e molti giocatori non riescono a raggiungere le loro squadre. Grazie ad accordi tra le società, che permettono loro di giocare in prestito nelle squadre delle città in cui si trovano, riescono a prendere parte al campionato quasi tutti i giocatori. Grazie a questa possibilità, Silvio Piola, poderoso attaccante della Lazio, ottiene il permesso di unirsi al Torino, formando una coppia attacco da sogno con il bomber Guglielmo Gabetto. Per evitare spostamenti lunghi, il campionato è suddiviso in raggruppamenti interregionali. In un clima del tutto surreale, prende via il torneo della stagione 1943-44, rinominato campionato di guerra Alta Italia, con Antonio Ianni ancora alla guida della compagine granata. Alle fasi finali arrivano Venezia, Torino e Spezia, che gioca sotto l'egida del 42esimo corpo dei Vigili del Fuoco della Spezia. Nel triangolare finale le squadre si affrontano in scontri diretti e chi ottiene il maggior numero di punti ottiene il titolo. La prima partita è tra Spezia e Venezia e finisce in parità. Per il Torino la strada per il secondo titolo consecutivo sembra spianata. A Milano, in un'arena civica semideserta per paura dei rastrellamenti tedeschi, gli spezzini, sfruttando la migliore condizione fisica, riescono ad avere la meglio sui granata, imponendosi per 2-1, conquistando di fatto il campionato. Nell'ultima partita del triangolare contro Venezia a nulla serve la vittoria. Al termine della competizione, la conquista del torneo non viene considerata dalla federazione uno scudetto ufficiale e il titolo di campione d'Italia rimane ancora sul petto dei ragazzi granata. Nella stagione successiva, 44-45, a causa del dilagare del conflitto bellico, il campionato non prende il via. Nascono alcuni tornei a carattere regionale, come il torneo benefico lombardo vinto da Calcio Como, in cui partecipano Ambrosiana Inter, Milan, Novara, Varese, Propatria Legnano, Pavia Vigevano, Gallaratese, Lecco e Meda. Il Torino di nuovo, dopo la deludente sconfitta con lo Spezia, sospende tutte le attività fino al dicembre del 44, quando partecipa ad un torneo benefico organizzato dalla Juventus in memoria di Pio Marchi, ex calciatore della Juve degli anni 20, morto nel 42 a causa di incursione aerea. Nonostante l'Italia si trovi in situazioni estremamente critiche e disagiate, il torneo è seguito da moltissime persone che hanno voglia di svago e di riprendersi un briciolo di normalità. Addirittura si verificano scontri tra le tifoserie che causano la sospensione della partita nel derby torinese. Ferruccio Novo sta costruendo una struttura organizzativa all'avanguardia. Particolarmente attento alle sfumature psicologiche, è sempre vicino ai giocatori e a ogni loro necessità. Il Torino è una delle prime squadre italiane a utilizzare un pullman societario per le trasferte, quando le altre società viaggiano ancora in treno. Ferruccio
Ferruccio è un fine psicologo nella gestione dei suoi ragazzi. Gli accordi economici li tratta direttamente lui in prima persona. Nel taschino della sua giacca è sempre presente un taccuino, pronto ad estrarre nel momento più congeniale alla trattativa. Che si trovi in pullman o al tavolino di un bar, nel momento più opportuno fa firmare al giocatore un accordo per poi perfezionarlo in ufficio. La stagione 1945-46 è ai nastri di partenza, ma alla fine del conflitto bellico restituisce un'Italia spaccata in due, dopo i duri combattimenti interni tra la Repubblica Sociale Italiana e gli alleati anglo-americani. Le linee di comunicazione sono distrutte, gli spostamenti lungo la penisola sono un arduo compito. La federazione crea due leghe nazionali, Alta Italia e Centro-Sud. Mentre per l'Alta Italia si riesce a comporre un girone completo di 14 squadre della massima serie, per quanto riguarda il campionato Centro-Sud, la Lega deve mettere insieme società miste di serie A e B. Finalmente il popolo italiano può tornare a godere del grande spettacolo che gli era stato inevitabilmente negato negli ultimi due difficili e drammatici anni. Ferruccio Novo rinforza nuovamente la squadra, portando a Torino altri pezzi pregiati per il reparto arretrato, che vanno a completare la rosa con i già presenti Mazzola, Loic, Gabetto, Ossola, Menti, Grezzar e Ferraris. Arrivano il portiere 21enne Valerio Bacigalupo da Savona, l'arcigno difensore Aldo Ballarin dalla Triestina, il giovane terzino dalle grandi qualità fisiche e tecniche Virgilio Maroso, il duttile mediano Eusebio Castigliano dallo Spezia e infine il Mario Rigamonti dopo due anni di prestito a Brescia e Lecco. Bacigalupo è parte di una stirpe di calciatori cresciuti in una famiglia numerosa, 11 fratelli, 7 calciatori. Il suo grande esempio è il fratello maggiore Manlio, che lo supera di 17 anni. Quando Valerio nel 1928 spegne le quattro candeline, Manlio si appresta a vincere il primo storico tricolore in difesa dei pali della squadra granata. Ballarin è uno dei terzini più ambiti del campionato, per la sua prestanza fisica e per le sue abilità nel gioco aereo. Novo lo strappa alla concorrenza per 1,5 milioni di lire. Virgilio Maroso è un terzino sinistro di grande classe ed eleganza. Cresciuto nelle giovanili granata, è stato mandato in prestito da Alessandria a farsi le ossa. Non passa molto tempo. Per l'attento staff di Novo, il ragazzo è già pronto per il grande palcoscenico. Così, ad appena 20 anni, Virgilio si conquista la fascia sinistra del Torino e subito dopo quella della nazionale, trasformandole in un palcoscenico dove poterlo ammirare in gesti artistici al limite della sublimazione. Elegante in campo, ma non solo. Ama vestirsi sempre con giacca Principe di Galles e pantaloni di Vigogna, quando non calca il terreno di gioco. Finire Maroso, confinato all'ala per infortunio, segna il classico gol dello zoppo, un gioiello di semplicità. Eusebio Castigliano cresce nella fucina di talenti della Provercelli, dove si forgia con due campionati di Serie B, seguiti da altri due nelle file dello Spezia, sempre in Serie Cadetta. Negli anni della guerra gioca in prestito con Biellese e Vigevano, e grazie alle sue prestazioni nel torneo benefico lombardo, Ferruccio Novo, attento osservatore e scopritore di talenti, decide di portarlo a Torino. È un mediano dotato di grande forza fisica, ma anche di grandi qualità tecniche, tanto da guadagnarsi l'appellativo di zampa di velluto. Ha passo felpato nelle movenze e piedi in grado di sprigionare una grande potenza quando va al tiro. Grazie alle sue conclusioni dalla distanza riesce a essere sempre tra i migliori marcatori della squadra. Nella fase finale del campionato 45-46 è addirittura capocannoniere del torneo, grazie anche a un poker rifilato al Napoli nella decima giornata. Grande grinta dentro al campo, ma anche grande gentilezza al di fuori. Ama girare in bicicletta per la città, fermandosi di tanto in tanto a far due chiacchiere con i tifosi. Spesso li intrattiene con il suo famoso numero della monetina, lanciandola in aria per poi riporla nel taschino grazie ad un preciso colpo di tacco. In retroguardia c'è il rientro del grande baluardo difensivo Mario Rigamonti. Grazie alle grandi doti fisiche, Mario, prima di prendere il piede del calcio, si cimenta nella lotta greco-romana, sulle orme del fratello maggiore Luigi, che ne diventa campione italiano nel 46 e nel 49. Si iscrive alla facoltà di medicina per diventare chirurgo, ma la guerra prima e il calcio poi non gli permettono di portare a termine gli studi. Beh, io sono contento di essere arrivato ultimo in squadra. Cosa ne dici, Mazzola? Sì, effettivamente la squadra ora... La squadra si completa con il ritorno in gruppo di Giuseppe Grezza, che dopo aver vinto lo scudetto nel 43, nel periodo bellico si accasa in prestito all'Ampelea, società istriana che partecipa al campionato Alta Italia. Il suo rientro in squadra è una garanzia di qualità immediata. È un giocatore moderno, abbina ad una grande fisicità, un'agilità ed un tempismo di intervento nei recuperi difensivi che gli fanno guadagnare il nomignolo di Gazzella. Oltre a una grande capacità nel recupero della sfera, Grezza è dotato di un tocco di palla da sofisticato regista. Tutte le azioni importanti passano dai suoi piedi, che riforniscono a Mazzola, Gabetto e Loic passaggi e assist di estrema precisione. Giuseppe è triestino di nascita, ma anche di carattere. Fuori dal campo non è di molte parole, ma riesce a farsi amare da tutti i tifosi per il suo modo schietto e mai sopra le righe.
Finalmente in Italia si ritorna a respirare aria di libertà. C'è voglia di riprendersi la normalità delle cose quotidiane e di potersi dedicare nuovamente agli svaghi che sono stati negati in questi due lunghissimi anni. Nelle piazze c'è festa giorno e notte, mentre gli stadi iniziano a riempirsi nuovamente di tifosi innamorati delle emozioni del grande spettacolo che solo il calcio può dare. Ferruccio Nuovo è in fermento, desideroso e determinato più che mai nel voler vedere tornare i suoi ragazzi a dominare il campionato italiano. Il presidente decide di affidare la squadra a un giovane allenatore emergente che ha militato nel Torino come giocatore dal 37 al 40, Luigi Ferrero. Prima della pausa forzata per il periodo bellico è stato alla guida del Pescara in Serie B, dove, mettendo in pratica i nuovi dettami tattici del sistema che tanto piace a Nuovo, riesce a piazzarsi nelle prime posizioni in classifica, attirando su di sé gli occhi di diverse società di Serie A. Ma per Ferrero la chiamata del Torino mette tutto il resto in secondo piano. Il 14 ottobre 1945 prende finalmente il via il nuovo campionato italiano di calcio, con la formula della prima fase a due gironi. I Granata, come consuetudine, non partono nel migliore dei modi. Nella prima gara, contro i cugini bianconeri, vengono puniti da un rigore segnato da un Silvio Piola, che dopo due anni passati in prestito a Torino, si è accasato dai cugini rivali. Per Mazzola e compagni, la sconfitta è bruciante. Valentino è su tutte le furie. Al gruppo attorno a sé la squadra e fa promettere a tutti che non avrebbero lasciato una goccia di sudore in corpo nelle prossime gare. Così, dalla seconda alla 17ª giornata, non sbagliano più una partita. Con 19 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte, chiudono il girone della prima fase in vetta alla classifica, davanti a Inter, Juve e Milan, segnando 65 gol e subendone solamente 18. Guglielmo Gabetto si conferma capocannoniere del torneo, con 15 segnature, seguito da Loic e Mazzola con 11 reti a testa, e la squadra di Ferrero che si dimostra un'autentica schiacciasassi, completa e superiore in ogni zona del campo. Nel girone centro-sud la prima posizione è un'inaspettata contesa tra Napoli e Bari, sia i partenopei, già in Serie B, che i baresi, retrocessi in Serie B nell'ultimo campionato regolare, non avrebbero dovuto nemmeno partecipare al campionato di Serie A. La fase finale della divisione nazionale 45-46 si apre il 28 aprile. Al via ci sono le prime 4 compagini dei rispettivi gironi: Torino, Inter, Juve, Milan per il girone Alta Italia, Napoli, Bari, Roma, Pro Livorno per il girone centro-sud. Nella prima giornata i Granata danno subito un segnale forte alle contendenti, rifilando un secco 7-0 alla Roma. Alla prima mezz'ora di gioco la squadra di Mazzola è già sul risultato tennistico di 6-0, per poi tirare il remi in barca nel secondo tempo. Seguono altre 4 vittorie senza rete al passivo per i Granata, con Milan, Napoli, Bari e Inter. Sono ancora i cugini bianconeri a dare il primo dispiacere alla squadra di Ferrero. In un derby spettacolare giocato allo stadio comunale di Torino, la Juventus riesce ad imporsi per 1-0, puniti dalla rete segnata ancora dall'implacabile ex Granata Silvio Piola. Al giro di boa, i ragazzi di Nuovo arrivano con un po' di stanchezza nelle gambe. Subiscono qualche battuta d'arresto pesante con Milan ed Inter, arrivando addirittura ad un passivo di 6 reti contro i nerazzurri. Ma come spesso accade ad una squadra dal grande cuore, la reazione non tarda ad arrivare. Nella penultima giornata i bianconeri si trovano in testa con 2 lunghezze di vantaggio sui Granata. Il derby che sta per iniziare è uno scontro decisivo. La gara è tiratissima, ma una zampata del Fulmino Guglielmo Gabetto decide le sorti del match e porta le due formazioni appaiate in testa alla classifica. L'ultima giornata è un thriller ad alta tensione. La compagine bianconera è impegnata nella difficile trasferta contro il Napoli, mentre i ragazzi di Ferrero si giocano tutto sul terreno di casa contro la Pro Livorno. In terra partenopea il risultato è di 1-1, mentre il Torino non sbaglia un colpo e stende Livorno con un secco 9-1. E apoteosi Granata. Ferruccio Nuovo può finalmente godersi il risultato dei suoi grandi sforzi e festeggiare il secondo scudetto conquistato dai suoi 11 leoni.